Buona giornata a tutti da Radio Gamma 5 via Belzoni 9 Padova, che trasmette su 94 FM. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo, che come tutti i giovedì alle ore 15, un po' più tardi o un po' dopo, a seconda dei vari problemi che si verificano, va in onda da questa rete fino alle ore 16:30. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che da circa 40 trasmissioni vi espone i principi fondamentali della magia, della stregoneria, del paganesimo. E oggi doveva esserci anche Francesco, ma Francesco non lo vedo, per cui ci sono stati sicuramente dei problemi. Dunque, io sono tornato dalle ferie da montagna e ho trovato un po' di posta. Allora, a tutti coloro che hanno scritto lettere senza francarle o cartoline senza francare, chiaramente sono finite al macero, perché io non pago tasse, per cui quello se lo risolvono. Chi ha mandato invece lettere anonime, le solite porcherie, avrà le risposte che merita. E sono porcherie, tanto per essere chiaro. E qui il discorso io lo voglio chiudere. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sapete, abbiamo cominciato un ciclo che prende in esame un fatto, una situazione storica che va dall'800 al 1789. Perché questo? Perché dall'800 al 1789 la stregoneria deve agire in maniera sommersa, deve agire facendo capire alle persone il concetto di libertà, facendo capire alle persone che soddisfare i propri bisogni e le proprie necessità è un elemento fondamentale. A volte le persone non capiscono questo, cioè le persone non riescono a identificare i messaggi che arrivano dal circostante, li trasformano attraverso il loro condizionamento educazionale e i percorsi di liberazione umana sono difficoltosi. Bene. Questa trasmissione è circa la quarantesima che stiamo facendo. Nel primo ciclo di trasmissioni abbiamo seguito la traccia fatta alla conferenza di Marghera su magia, stregoneria e paganesimo, e abbiamo esposto in generale tutti i principi fondamentali della magia, della stregoneria e del paganesimo. Per cui, se qualcuno telefona adesso che sente per la prima volta la trasmissione, è chiaro che capirà ben poco. Poi abbiamo continuato a sviluppare la nostra Devotio, che però non sono riuscito a continuare a fare i quadri esplicativi della Devotio, però mi ripropongo dalla prossima settimana di ricominciare a farli, sempre che ci riesca. Questa settimana parleremo del secolo XIII, quello che inizia nel 1200. E un argomento fondamentale di quel secolo, chiaramente ogni secolo ha centinaia, migliaia di situazioni, ha migliaia di situazioni storiche, di fatti, di avvenimenti importanti. Noi ne prendiamo uno che ci sembra abbastanza significativo per capire i percorsi umani di liberazione. Bene, XIII secolo, l'argomento che vogliamo trattare sono le eresie. Cosa sono le eresie? Sono percezioni di libertà degli esseri umani nei confronti del terrore coercitivo della Chiesa Cattolica. Non troverete mai delle eresie che tendono ad aumentare il potere coercitivo, ma troverete delle eresie che tenderanno a limitarlo. Cosa succede questo? Succede, noi vi avevamo detto l'altra volta, parlando delle crociate, che gli stregoni si sono accorti che non potevano più imporre il paganesimo, cioè non potevano più imporre una filosofia che fosse loro. E allora cosa hanno fatto? Hanno detto: se noi dobbiamo muoverci in questa merda, la libertà la costruiamo partendo da questa merda. Cioè, se questa è la merda che dobbiamo mangiare, da questo letame noi partiamo. E l'eresie è uno dei momenti di partenza di questo. Questo vale sia per le eresie dottrinali, vedi l'antico arianesimo, con le due nature di Gesù, a cui i cattolici contrapposero Dio da Dio, sia quelle sociali come l'eresia patara. Cioè, praticamente le eresie sociali partono quasi sempre da contro la ricchezza del Vaticano, contro i delitti di simonia, quelli che loro chiamano simonia, cioè il fatto di raccogliere soldi, vendere indulgenze per avere soldi, insomma, cioè vendere anni di purgatorio, cioè barattare anni di purgatorio in cambio di soldi. Il problema da cui nasce l'eresia
e la dicotomia fra dottrina coercitiva e propaganda alla gente per far accettare la coercizione. Ad esempio, Gesù dice: siate uguali fra di voi, intendendo siate uguali fra di voi in ginocchio davanti a me. E questo è quello che la Chiesa sviluppa. Ed essendo la Chiesa identificata con Gesù, come lui dice, siate uguali fra voi in ginocchio davanti a me. Le persone, attraverso la propaganda cattolica, sono indotti ad immaginare che Gesù abbia detto: tutti gli uomini sono uguali. Ed ecco la condanna della Chiesa, che non obbedirebbe agli insegnamenti di Gesù. Pertanto il male non è solo nella Chiesa, ma è nella Chiesa cattolica come emanazione degli insegnamenti di Gesù. Ecco dunque il formarsi di un'eresia che pretende che tutti gli uomini siano uguali, anche il Papa e i preti. L'eresia è dunque sempre un respiro di libertà degli esseri umani. L'eresia che vogliamo analizzare è l'eresia catara. All'origine dell'eresia catara ci sono i principi dualistici, in pratica il principio del male distinto dalla divinità del bene. Questo principio viene diffuso da un monaco tale Bogomil, vissuto fra il 927 e il 969 in Bulgaria. In cosa consiste l'eresia? Consiste nel fatto che non esiste un potere diverso da quello di Dio, che è il bene. È Dio che consente al male di agire, ma non esiste un altro potere in alternativa a Dio. Gli eretici affermano, i catari affermano, che esistono due poteri in contrapposizione e chi è contro i principi di uguaglianza ha aderito al potere del male che sta combattendo quello di Dio. Per i cattolici il male è permesso da Dio, ma non si contrappone a Dio, di cui i cattolici sono espressione. Per i catari il male è identificabile e per questo si può combattere. Questo non è ammissibile per i cattolici, che approfittando della loro posizione di potere l'articolano per conservarlo, seminando miseria fra gli esseri umani. Se il male è identificabile attraverso gli atti, si può identificare anche chi si è schierato con il male, in quanto i suoi atti lo identificano. Gli atti dei cattolici, secondo i catari, dimostrerebbero che loro si sono schierati con il male e dunque sono nemici di Dio. Il catarismo incontra il favore delle persone e della gente e l'opposizione violenta del clero. Si diffonde nelle regioni meridionali in Francia. Per tutta risposta i cattolici bruciarono vivi 5 catari provenienti dalle Fiandre a Colonia. Fra il 1167 e il 1177 si tiene un concilio cataro a Saint-Félix di Chamaran, credo si pronunci così, vicino a Tolosa. Il catarismo dimostra la sua forza di attrazione degli esseri umani e per contro un atteggiamento sempre più feroce dei vertici ecclesiastici. Raimondo diventa conte di Tolosa ed è accusato di proteggere i catari. La città di Albi diventa la roccaforte dei catari, che vengono chiamati anche albigesi. Tutto il resto è cronaca di una lotta per la sopravvivenza. Da un lato una filosofia di vita che attrae la gente e le persone per le pessime condizioni di vita, e dall'altra i cattolici sanguinari, il cui unico scopo è mettere in ginocchio gli esseri umani che non sono in grado di difendersi. Il legato del Papa viene ucciso a Tolosa da un servitore di Raimondo. Innocenzo III, il Papa, chiama i cavalieri franchi alla crociata contro gli eretici. Ammazzateli tutti, tanto Dio distinguerà i suoi. Questa è la frase diventata famosa del Papa. La crociata organizzata in 40 giorni si trasforma in una vera e propria guerra di conquista della contea di Tolosa. Gli abitanti di Béziers vengono massacrati, uomini, donne e bambini, come nella migliore tradizione cattolica. Carcassonne viene conquistata, Simone de Montfort è a capo dei crociati. Raimondo VI chiede aiuto al re d'Aragona, Pietro II, che l'anno precedente ha sconfitto i Mori a Las Navas di Tolosa. Entrambi vengono sconfitti da Simone de Montfort, Pietro II muore in battaglia. Nel 1215 il Concilio Laterano
Laterano IV condanna l'eresia catara, per cui i massacri sono avvenuti prima ancora che i concili cattolici condannassero i catari. L'ordine dei predicatori domenicani, creati da Domenico di Guzman, i torturatori sono questi, ottiene il riconoscimento papale. Intanto muoiono sia Simone de Montfort che Raimondo VI. Dopo aver conquistato la contea di Tolosa ai cavalieri franchi, gli succede Raimondo VII. Fra il 1223 e il 1226 il re Luigi VIII riprende la guerra contro Tolosa, mentre nel 1226 l'assemblea del clero cattolico di Pamiers prevede il rogo per gli eretici, come se già non li avessero bruciati. Raimondo VII viene sconfitto dai Franchi ed è costretto ad accettare le condizioni imposte, fra l'altro quella di dare in moglie la figlia ad Alfonso di Poitiers, fratello di re Luigi IX. Il 1232 è l'anno infame per Milano. Moltissimi catari milanesi vengono portati al rogo, mentre l'anno dopo viene istituito il Tribunale dell'Inquisizione, i cui giudici sono tutti domenicani, i cosiddetti predicatori, i torturatori per eccellenza. La reazione catara è sempre più debole, è volta alla sopravvivenza soggettiva. Alcuni inquisitori vengono uccisi, i giustizieri catari si rifugiano a Montségur, dove vengono assediati fra il 1243 e il 1244 e vengono naturalmente massacrati. Nel 1252 uno dei torturatori che si è maggiormente messo in luce nel milanese, tale Pietro da Verona, inquisitore milanese, viene ucciso dai catari lombardi. Tenete presente che io non prendo le telefonate per la prima mezz'ora e 40 minuti di trasmissione. Infine, l'ultimo episodio infame, vale la pena di ricordare, nel 1278 l'inquisitore di Verona manda al rogo 200 catari, molti dei quali immigrati dalla lingua d'oca. Questa è la cronaca dello scontro. Uno scontro nato attorno al 950 si conclude all'inizio del 1300, esattamente quando, finito questo scontro, partirà il massacro degli ebrei accusati di collaborazione col sultano di Spagna. Con essi saranno perseguitati anche i lebbrosi prima che il potere costituito. Per terrorizzare gli esseri umani comincerà a perseguitare le streghe. Questo è quanto riesce a comprendere la stregoneria di quel tempo. Le tensioni delle classi subalterne erano fortissime, le condizioni precarie di vita erano tali da far partire lo scontro con enorme facilità, ma la feroce assassina dei cattolici era tale da far dello sterminio e della mattanza la regola della propria condotta. Era necessario attraversare ogni classe sociale, era necessario sviluppare il sistema sociale, era necessario costruire un comando sociale, le cui esigenze fossero quelle di condizionare di condizioni di vita migliori, non per l'interesse e i bisogni dei bifolchi, ma per il proprio interesse e per sviluppare il proprio bisogno. A questo proposito diventa importante il filosofo di questo secolo. Voglio ricordare che questa è la cronaca della rivolta catara, ma la rivolta catara verrà repressa nel sangue, come verranno, ricordo sempre che non prendo telefonate. La rivolta catara verrà repressa nel sangue, come verranno represse nel sangue tutte le eresie che nel frattempo verranno a formarsi, finché Lutero, Calvino e gli altri non faranno il grande scontro contro la simonia papale, e questo scontro sarà vincente, nel senso che i paesi nordici avranno un percorso di formazione culturale diverso dai paesi latini. In sintesi, noi possiamo dire questo. I paesi nordici sono i figli della riforma protestante, per cui hanno una cultura liberale abbastanza aperta, anche un livello di percezione del mondo abbastanza aperto, mentre invece i paesi latini sono figli dell'Inquisizione, sia spagnola sia italiana, anche se tutto sommato l'Inquisizione in Italia, caccia e streghe, non è stata forte come nei paesi nordici. Il filosofo di questo secolo è Ruggero Baccone. Ebbè, cosa abbiamo imparato dal massacro di Catari? Abbiamo imparato una sola cosa, che l'unico modo per migliorare le condizioni di vita della gente è far credere che il miglioramento o far apparire come miglioramento delle condizioni di vita della gente sia interesse del comando sociale. Cioè il cambiamento della velocità delle trasformazioni non sia interesse della gente, ma sia interesse del comando sociale. Questo è una cosa che gli stregoni impararono. E queste regole, ricordiamoci sempre, che fanno parte dell'arte dell'agguato, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del crogiolo dello stregone.
Il filosofo di questo secolo è Ruggero Bacone. Come costume dell'epoca, il punto di partenza è l'analisi di questo filosofo dei testi di Aristotele. Questo è un frate francescano che si orientò verso gli studi scientifici. Questa è la variabile che introduce Bacone. Spostare l'attenzione dalla trascendenza alla ragione fu l'obiettivo di Bacone. Staccare l'attenzione dall'ossessione, cioè dall'ossessione per l'oscuro per il cattolicesimo, per proiettarla ad arricchire la descrizione del mondo che lo circondava. Segnalò gli errori nel calendario giuliano, avvertì e segnalò gli errori nella teoria tolemaica, studiò le leggi sulla riflessione e sulla rifrazione degli specchi e descrisse parecchie invenzioni meccaniche. Bacone non voleva considerare la scienza come una realtà compiuta. Ricordatevi che nei Vangeli Gesù a un certo punto dice: c'è ben più qui della sapienza, cioè lui identifica se stesso come la sapienza assoluta. Per cui, partendo da questo assioma dottrinale, da questa teorizzazione dottrinale, la Chiesa Cattolica ha sempre bloccato lo sviluppo della scienza, se non quando fosse effettivamente funzionale ai suoi bisogni. Bacone, invece, non voleva considerare la scienza come una realtà compiuta. Infatti non è stato Aristotele che sapeva tutto, non è Platone che sapevano, non sono gli antichi che sapevano tutti. Una scienza c'è ben più del sapere qui, proclamava Gesù. E la Chiesa Cattolica, mentre distruggeva la scienza degli esseri umani, balla, rispondeva Ruggero Bacone, la scienza non è compiuta, la scienza è un processo in divenire. Uno spirito del genere nel suo tempo doveva essere fermato, doveva essere angosciato, anche se lasciava perplessa la Chiesa, tanto che il Papa stesso gli chiese i libri delle sue opere. Subito la Chiesa comprese il pericolo. Se Gesù non era la sapienza, ma esisteva qualche cosa che Gesù non sapeva o non aveva detto o che comunque non fosse presente nella Bibbia, non si poteva risolvere il divenire degli esseri umani nella Bibbia o nei Vangeli, ma questi avrebbero cercato la loro strada fuori dalla Chiesa. Nel 1277 le opere di Bacone furono giudicate sospette, specie per gli attacchi che Bacone diresse contro personaggi corrotti come Tommaso d'Aquino, Alberto Magno e in generale all'intera feccia domenicana. Le sue tesi furono condannate ed egli fu arrestato e passò in galera 15 anni, dal 1277 al 1292, e morì poco dopo la liberazione. Il suo fu uno sforzo grandioso per immettere nel divenire umano quelle variabili che erano andate perdute. La rinascita della scienza, del sapere e della conoscenza erano in grado di condurre gli esseri umani fuori dall'orrore cristiano, mentre i cristiani erano costretti ad infittire i roghi e la tortura, tanto il pensiero di libertà stava attraversando gli esseri umani. Bacone è un frate francescano. In questa epoca troviamo molto lo scontro fra domenicani e francescani. Non c'è conoscenza che non sia legata al controllo della Chiesa Cattolica. Ogni sforzo d'uscita dall'orrore cristiano passerà attraverso lo sviluppo dell'orrore stesso. Lo scontro fra Bacone e Tommaso d'Aquino è centrale. Tommaso d'Aquino afferma come la scienza sia stata tutta conosciuta nell'esaltazione di Aristotele. Bacone afferma che esiste uno sconosciuto e che deve essere indagato. Gli inquisitori come il Passavanti affermano che chi scruta o vuole conoscere cose nascoste combatte Dio. Passavanti costruisce col suo lo specchio, il prologo per la messa sul rogo di tutti coloro che cercano la conoscenza. Per Bacone saranno sufficienti 15 anni di galera. Da oggi gli esseri umani guarderanno alla libertà partendo dai Vangeli e partendo dai Vangeli la Chiesa Cattolica ricostruirà l'orrore. Ma ogni volta che la Chiesa Cattolica sarà costretta ad un adattamento, si apriranno spazi di libertà degli esseri umani. Il paganesimo sta perdendo la sua forza. Al paganesimo mancava il concetto di male, il concetto di nemico religioso. Questa mancanza non sarà solo del paganesimo occidentale, ma anche del paganesimo delle Americhe e del paganesimo africano. I cristiani possono distruggere il divenire degli esseri umani, e la ricostruzione riparte dal cristianesimo fino alla sua completa sconfitta. Nella rinascita del paganesimo, come relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Dunque Bacone comincia a spezzare il predominio del pensiero cattolico, del pensiero della scolastica,
e comincia a dire, c'è un po' di scienza, bisogna sviluppare la scienza, bisogna indagare, bisogna vedere, bisogna misurare, bisogna controllare. L'uomo deve espandersi nel sapere e nella conoscenza. Bene, questa è la variabile che Bacone introduce. Vi mando un po' di musica, 2 secondi, e arrivo immediatamente. Abbiate un attimo di pazienza, ma... Vediamo qui, abbiamo una telefonata, proviamo a vedere chi è intanto. Pronto? Sì? Sì, ciao, non mi ricordo più il nome. Sono Claudio. Claudio, ciao Claudio, Dimmi, Cesarina. dimmi Cesarina. Senti, mi dico, ma come mai ora, e dopo ti dico anche, come mai in Francia 1 milione di giovani che vadrio? Ma guarda che non sono francesi, eh. Sì, ma 1 milione da tutto il Ma non ha mondo indice, importanza. no, non ha No. importanza, tutti questi giovani. E dopo ti dico un'altra roba, su un'altra radio, su di al martedì, chiese un libro, e un ucchi per la chiesa, mi sembra. Il titolo proprio bene di questo libro, Sì? non, No, te lo conosci? È non lo conosco io. una teologa che ha scritto tedesca. Sì? Sì, sarebbe proprio interessante che te lo Chiedesse. leggessi. A vedere ancora oggi come che, come che la donna Tacià da Tommaso d'Aquino, Sì. pensa che se la donna deve partorire, prima, insomma, guarda, il bambino, il feto deve essere battezzato. Sì, ma è Se no terribile. Dio la castiga, ma con che cosa? Ma ti dico robe che ti fa Sì, rabbrividire. ma vedi, c'è un piccolo particolare che i cristiani non sanno, ma adesso te lo dico per radio però. Dimmi ancora, dai. Sì, e mi dico, ma e ora sti giovani, adesso sto libro che ha scritto sta teologa, ma vorrei proprio che te lo leggessi, appuntate anche sì, proprio per rendersi conto. Cosa che c'era questi che dettava anche sul matrimonio come che i coniugi doveva comportarsi. Sì. Adesso capito. So. Se una doveva subire anche recentemente il taglio cesareo, perché non sei tanti Certo. anni, vero che è Sì. il Gesè? Ecco, se il taglio cesareo c'era per salvare il bambino, boom. Se no, la donna doveva sacrificarsi. Te Certo. la capio? Sì. Le robe che ti fai inorridire. E ora dico, mia mamma che è morta de parto, è morta nel 42, mi ero Sì? putea. E siccome che è morta dalla sera alla mattina, è morta ea e anche il bambino, ieri in 8 mesi, era credente, mia mamma, insomma. L'arciprete del paese non che ha fatto a messa perché è morta pagana. Sono capita. Te la capio? Ho capito. Dimmi ti sto paganesimo cosa anche uno così che Noi prima. siamo pagani. Ecco, un'altra mia amica che aveva 14 anni sull'Adige perché abitavo Sì? era morta annegata, niente in chiesa perché pagana. Te la Sì, capio? ma... E le cose di recente, perché non si passa anni, secoli, insomma. Certo. Ecco, ti saluto, Grazie Cesarina, Claudio, ciao, ciao. grazie, ciao. La nostra amica Cesarina ha perfettamente ragione. Quello che dice lei sarebbe da leggere, però non si può leggere tutto. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ciao, sono Anna. Dimmi, ciao, ti sento finalmente. Come stai? Bene, io ti ho sentito con la vigilia di Ferragosto, Davvero? Agamata. Cavolo, che bello. Se solo che non potevo intervenire, ero prigioniera in casa. Sei prigioniera? Prigioniera, prigioniera. Ho Dei miei vizi mentali. No, avevo capito. gente. Sì, mi immagino. E la gente mi ha ascoltato? Sì. E cosa ha commentato? È matto. No, no. No. Io trovo finalmente qualcuno controcorrente. Ah sì, Vabbè, per fa forza. piacere. E ha fatto
appunto ti dicevi che nessuno ti sentiva, invece forse ti ha ascoltato qualcuno di nuovo. Che bello, che bello. Il libro che diceva Cesarina, che saluto, è un ucchi barregno dei cieli. Sì. Che coglioni, vuito Dio, cosa volgarità. Sì, hai ragione Cesarina, se ti ho lesi, a parte che sono tutte cose che dici sempre. Sì. Non è altro che una conferma alla regola mondiale del cattolicesimo, su cosa che si è fondata, su che credente, su che assurdità, più che altro è questo. Comunque è veramente da... E anche sentendo sto libro ti dici, ma santo Dio, gente svegliere, hanno capito niente, non vedi come che va. Sì. Eppure... ma ho un paio di cosette da dire sul milione. Sì, e anche sul fatto che diceva la Cesarina del milione di giovani che sono andati in Francia, mi sembra così, e stai anche a pagare i fondati. Sì, infatti, almeno 100.000 sono stati pagati. Sì, l'importante era fare mucchio, far vedere che... Che è apprezzato, sì. E difatti te vedevi sto papa poro vecchio rimbambito che non stava neanche seduto per ben sé. Sai, lui in Polonia ha organizzato la mafia contro le donne indifese e questa la deve pagare dal punto di vista dell'energia, questa la deve pagare, deve morire lentamente. Sì, sì. E io alimenterò, anch'io mi impegnerò che lui stia in vita per morire lentamente, perché deve pagare questo... l'organizzazione mafiosa che ha fatto contro danni indifese. Cioè lui ha organizzato la mafia dei dottori perché non applicassero la legge, quando c'era la legge sull'aborto, perché non venisse fatto l'aborto. E le donne andavano a partorire o in Bielorussia le povere o in Danimarca le ricche. Però... E questa deve, secondo me, la deve pagare dal punto di vista della vita, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista del divenire umano, insomma. E questo l'ha fatto lui personalmente insieme a Glemp e insieme alla sua banda. E appunto basterebbe aprire il giornale ogni mattina, sì, perché anche stamattina ci sono dei fatti. Sì, ma io stavo per fare la segna stampa, l'ho avuto solo telefonate, sai, ho un po' di notiziole qua. Sì, non mi ha finito. Solo sentì stamattina anche l'Agenes e i materiali per capire, per... Sì, ma... io non riesco a darvi una risposta. Gli esseri umani o ci fanno o ci marciano, o che sta bene vivere così, o... Cioè, ad esempio, liberarsi di un certo credo inesistente, nel senso che è un credo per comodo di chi che è più ricco di noi altri, che magari incoglionio fin dalla notte dei tempi, sarebbe molto più semplice dopo la nostra vita, molto più, più onesta. Ci hanno toccato in modo molto profondo, Prego? Ci hanno toccato in modo molto profondo, sì, per cui non è semplice. Senz'altro. E... anche perché, ad esempio, andare a messa e sentire quattro stronzate, a me mi viene sonno. Cioè, certo. Mi piacerebbe dirgli anche amico che penso, ma non se poi. Per cui ho smesso di andare a messa, certo. Per cui io dopo mi ho svegliato un attimino. E dopo ho anche fatto uno più uno, perché a un certo punto ti sopporto, chiesa. Certo. Però dopo, infatti. Le mie domandine personali mi faccio anche da soia. Certo. Eppure, caro mio, bisogna, non so, seguire certi schemi, certa gente segue certi schemi. E li impone agli altri, e li riproduce all'infinito. Soprattutto li impone. Anche, come avevo discusso un pochi giorni fa, del santo sacramento della cresima. Beh. Cioè, è una roba che mi ripugna, mi rivolta allo stomaco. Però se te vuoi vivere bene in questa società bisogna che te fai fare a crisi mafioio. Mi è vero. Appunto. Mi vuoi molto più volgare, però, insomma, mi ha fatto per capire. No, proprio mi ho vadito in faccia, sì. Insomma, bisogna che. Se no tu fioio, come vivi in società, nella nostra società? Dipende da come te lo armi. Di come le armi mentali che gli dai. Appunto, dipende. Dipende da te. Mi fiole ha fatto anche il chierichetto, solo che a un certo punto è successa una cosa in canonica, ma in canonica, chi va a vestirsi e sposarsi, sì, sì, sì. Non ho avuto bisogno di dire che mi sta a casa, non mi fido più che te vai, sta a casa da solo. Lei ha fatto bene. Adesso sei mi... Scusa un attimo. Sì, prego. Ho stato giù la linea.
Va bene, riprendiamo allora la trasmissione, tanto l'Anna dopo ci richiamerà al limite. Niente, dicevo sempre, questo libro è interessante da leggere sicuramente, ma abbiamo talmente tanto materiale che se dovessimo leggere tutto andremo fuori di testa. Vediamo un po' di rassegna stampa. Cosa fa il Papa a Parigi? Il Papa a Parigi, della gente pagata ne abbiamo già parlato l'altra volta, no? Chiede scusa per la strage degli Ugonotti, questa mania del Papa di chiedere scusa, che è una cosa aberrante e inumana. Perché questo? Perché o tu hai obbedito alla tua dottrina e hai fatto la strage e hai ammazzato le persone, oppure tu non obbedivi alla tua dottrina e hai fatto la strage delle persone. Se tu non obbedivi alla tua dottrina, devi essere condannato perché hai fatto tu la strage. Se obbedivi alla tua dottrina, la dottrina deve essere lasciata. Pronto? Ciao Gianni. Senti, io volevo fare una considerazione così, una battuta sui milioni di giovani a Parigi, no? Sì. Fischia tutto? No, tutto a posto, non ti preoccupare. Diciamo Ghiese, diciamo chi che la pensa, che è più vicino al tuo pensiero, che diciamo vede sta cosa come in negativo, no? Però, tutto sommato, sentite a vari dal punto di vista egoistico, è sempre un milione di persone che ne ha capito un cazzo, no? Quindi il danno è tutto loro, cioè è loro chi avrà degli impedimenti più degli altri andare avanti. Certo. Allora, quindi a me, anzi quasi quasi egoisticamente mi sta anche bene, peccato che non sia do, perché così i miei fiori hanno più possibilità di ori. Deve spazio, sì, è una buona ottica. Sì, ma mi tanto vada, la verità la venirà comunque fuori. Certo. Ed è questione del tempo. Certo che diciamo, questa organizzazione che ormai è plurisecolare, sarà difficile demolirla sul piano. Ha una forza economica spaventosa, eh. Sì, delle discussioni. Ed è utile far come che te fatti, parlare chiaro, perché sei l'unico che racconta la storia, che dovrebbe essere loro a raccontare la loro storia, no? Invece se ne guarda bene perché si comincia a contarla. Mi non so quanta gente che andrebbe ancora in chiesa. Sì. Ecco, sì, guarda che è veramente strano che la Chiesa, no, è la prima a nascondere la propria storia, no? Sì. Perché se dovrei dire essere ea quella che dice queste robe qua, no? Certo. Quella che dice te. Non lo fa perché se no il giorno d'io avrei chiuso tutti i battenti. Ha paura, sì. Sì, deve nascondere, no? Esatto. Ma ecco, ma la mia domanda, diremmo al di fuori, diremmo di queste robe qua. La differenza che c'è fra uno che si sente ateo e uno che si sente pagano. Sì. Ecco, se mi è una buona domanda, ti rispondo immediatamente, non alzo neanche telefonate per risponderti. Ti ascolto per anni. Grazie, ciao. Ciao. Allora, non prendo telefonate per rispondere all'amico Gianni. Io so benissimo questo perché io sono stato ateo, cioè io sono stato un materialista. Per cui so esattamente qual è la differenza. Allora, un ateo è ancora un prodotto del cattolicesimo, del cristianesimo o delle religioni rivelate. Cioè praticamente l'ateo è quello che dice, tu religione rivelata, tu cattolico, tu musulmano, mi racconti delle grandissime cazzate. Non c'è nessun Dio che giudica il bene e il male, non esiste nessun Dio che mi manda all'inferno del paradiso, tu mi stai fregando la vita, dunque io mando a quel paese la tua dottrina e cerco di vivere in questo momento, cerco di star bene in questa vita. Questo è l'ateo, cioè l'ateo riesce a capire che esiste la truffa nella rivelazione divina, nella rivelazione delle religioni rivelate e rifiuta la truffa. Mentre invece il pagano cos'è? Il pagano si accorge che il mondo attorno a lui respira, il mondo attorno a lui vive, il mondo attorno a lui ha le sue stesse determinazioni, cioè tutto quanto lo circonda è tutto vivente, cioè percepisce il mondo attorno a se stesso come un essere vivente, oppure come parte di un essere vivente e parte esseri viventi in sé, cioè
Il verme non è un verme perché è solo un verme che mi posso schissare quando che voglio. Il verme è una coscienza che cerca di dilatarsi, che cerca di espandersi, che cerca di riprodurre, che cerca di diventare eterna. Questo è l'atteggiamento del pagano. Cioè il pagano scopre che quello che lui ha dentro in realtà è dentro a ogni essere del circostante. Per cui scopre che esiste un percorso comune nella vita fra sé e il circostante. Per cui è vero che va sempre a vivere il meglio nel momento in cui sta vivendo, però non va a vivere il meglio come se stesso, ma va a vivere il meglio insieme a tutto il mondo che lo circonda. Per cui il pagano o l'apprendista stregone diventano parte di un tutto fino ad arrivare a certi livelli di soggettivazione dell'oggettività, cioè far propri i bisogni dell'oggettività in cui che si vive e fondere i bisogni. Poi queste poi è operazioni assurde. Questa è la differenza fondamentale, spero di essere stato chiaro. E se no, riprenderò il discorso, non c'è problema. Allora, diciamo che Wojtyla chiede scusa per la strage degli Ugonotti. Ora, se la strage è stata fatta in base alla dottrina cattolica, al detto di Dio, che Dio dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, bisogna mandare via Dio. Se chiedi scusa, però tu mantieni costante la tua dottrina, vuol dire che stai preparando altre stragi, sia che tu sia cosciente di questo, sia che non sei cosciente di questo. Il perdono è un atto di umiliazione di una persona, ma è un atto all'interno della dottrina cattolica, non è un atto fra gli uomini. Se una persona sbaglia, deve eliminare quelle condizioni che l'hanno portato a sbagliare, e basta, non deve chiedere scusa. Se onesta, se invece stava truffando, stava imbrogliando, stava rubando delle cose, allora può chiedere scusa, però sta già preparando altre truffe, cioè non rimuove le cause della truffa. E questo è il discorso di Ugonotti, per cui è una porcheria quello che ha fatto Wojtyla. Un altro è diritto canonico, basta norme di inquisizione. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Ciao. Senti, io sto seguendo la trasmissione. Sì. Ecco, mi sembra di aver capito dall'ultima distinzione che hai fatto tra ateo e pagano, no? Che probabilmente per diventare pagano bisogna passare attraverso la fase dell'ateo. Per me sì, però. Sì, te lo dico perché anch'io sono su questo, diciamo, percorso. Solo che adesso, diciamo, dalla fase di superamento dell'ateismo, perché ho capito che era una fase così assurda nei confronti di quello che mi era stato proposto dal cristianesimo, era come una specie di diciamo, risposta, stavo sempre dentro alla stessa, diciamo, fanghiglia, certo. Ecco, in poche parole ci capiamo. Adesso il discorso del paganesimo, tu me lo proponi così, no? Io prima ho sentito che hai detto a, mi sembra una signora, io sono pagano, no? Sì. E se io dico solo io sono? Sì, puoi dire semplicemente io sono, però io sono una persona un po' particolare. Cioè, io ho il bisogno, sì, ti spiego un attimo, noi abbiamo una chiesa che ha una morale, no? Questa morale non se la tiene per sé, cerca di diffonderla fra le persone, cioè cerca di fare della sua morale la morale sociale. Questa morale sociale mette in ginocchio le persone, capisci? Io devo riuscire a costruire una contromorale, cioè una, dei principi diversi che permettono a tutte le persone di divenire, di trasformarsi, di espandersi. Sì, ma è questa cosa qua che tu stai dicendo e che io sono d'accordissimo perché la sto vivendo in prima persona. Cioè io per dirti sono arrivata a questo senza conoscere te o tante idee, no? Non la fai appunto con il vivendo, con il vissuto. Cioè io come persona arrivo, ci arrivi, sì, comunque ci però... Però tutti, devo... Scusami un attimo, e tutti quelli che stanno passando questa fase invece, diciamo, di dove il proselitismo, diciamo, cattolico sta facendo numeri, oppure no, perché in questo momento non mi sembra che ci siano tanti numeri, debbano fare il loro percorso per capire poi a un certo punto come abbiamo fatto noi, non perché noi siamo meglio o peggio degli altri, ma che c'è qualcosa di diverso. Sì, però vedi, quello che voglio dire io, no? È che innanzitutto è necessario dare una catalogazione, cioè sistemare quelle che sono le idee, capito? Da cui partire. Perché, perché ogni persona si trova sola contro il mondo, cioè nella storia della stregoneria fino all'altro ieri, no? Ogni persona doveva combattere contro tutto il mondo, contro tutta la società. Ma più che
che contro, ti senti sola. Esatto. E invece quello che noi vogliamo fare è riuscire a mettere insieme quello che poi noi non possiamo convertire un cristiano. Se un cristiano resta in ginocchio, cioè noi non siamo in grado di farlo, sì, questo, capito? Anche l'altra esatto. Volta, ho capito bene cosa per cui noi possiamo solo raccogliere quelle persone che sentono come noi, capito? E cercare di costruire un insieme che sia libertà, che poi a noi che uno creda in Dio o si mette in ginocchio sono affari suoi, esatto. Però non deve espandere l'orrore nella società, cioè non deve diventare dogma, non deve diventare legge, codice coranico. Per questo noi ci mettiamo assieme e cerchiamo di sviluppare questo. Ho capito, va bene. Un'altra cosa volevo dirti, prima parlavi dell'espansione anche diciamo del verme, no? Come certo. Momento di coscienza di se stesso dentro questa natura, questo pianeta, no? Sì. Ecco, e allora se anche noi abbiamo questo tipo di, cioè è equiparata nostra roba, quindi la proviamo sia nei confronti del verme, sia nei confronti delle persone che avviciniamo. E sia nei confronti del sole. Sia nei confronti del sole. Certo. Sì, nei confronti di tutti. Cioè una domanda così mi veniva da farti, no? Tu come la risolvi questa cosa? Quando ti avvicini a tutte le persone che incontri, ci sono delle persone che senti proprio l'espansione che ti entra a livello di spazio vitale, certo. e le senti, mentre altre non riesci proprio a, esatto. a sopportarle. Esatto. Allora come fai? Adesso vedi, ti sono pagato, quindi cerco di risolvere in maniera sociale. Aspetta un momento, nei confronti di tutto, no? Di tutto quello sì. che c'è nella natura, anche dell'individuo, anche se è di un'altra cosa, certo. non so, non importa, anche se non sai chi è. Certo. Questo tipo di relazione, di espansione, come la risolvi tu il fatto che senti che non vai bene con questa persona? Cerco di risolvere in maniera sociale, cerco di staccarmi, fare in modo di non averla più insieme, di stare il più lontano possibile. Ma se tu... poi magari è mio parente o un mio collega di lavoro, cercherò di costruire delle barriere per tenerla più distante possibile. Ma scusa, ma perché hai questo tipo di reazione? Perché dicendo quello che hai detto su, per esempio, il verme, sento che hai una specie di, diciamo, di espansione nei confronti di qualcos'altro, sì. che può essere anche la ma io non sono un missionario. Ma allora, se l'abbiamo nei confronti della cosa più piccola della natura, nei confronti del sole, eccetera, sì. dovremmo averlo con tutti? No, con tutti. No. No, perché esiste la pulsione di morte, esiste l'energia di morte, esiste l'energia vitale stagnata, esiste il desiderio delle persone di mettere in ginocchio altre persone, di fregarle, di truffarle, di aggirarle. E questo lo senti? Tu? Sì. No, perché lo sento anch'io, però non vorrei che sia una mia invenzione, perché no, non no. l'hai capito. No, no, no. È una, noi abbiamo dei livelli di vibrare insieme, no? Sincronicità. Invece, che tu puoi sentire delle persone se sono simili o non sono simili a te, se hanno delle vibrazioni che sono simili o non simili. E sono diverse come, cioè voglio dire, niente. Un aspetto negativo? No, no, un aspetto negativo, cerco di tenerle lontano, cerco di tenerle staccate, okay. cerco di impedire che invadino il mio spazio e naturalmente cercherò io di non invadere loro. È un'azione di stregoneria comunque questa? No, un po' di attenzione, niente di particolare. Sì e no, sì, comunque appartiene a tutti gli esseri, se tu guardi delle formiche mentre camminano, tu le osservi e immediatamente si fermano, loro sanno che tu le hai guardate, prova a osservare, prova a osservare queste cose, e comunque le hanno tutti gli esseri, capito, che poi uno la usa di più o uno la usa di meno è un altro, comunque se tu la sviluppi un po' di più è un'operazione di stregoneria, cioè, ogni espansione è un'operazione di stregoneria. Va bene, d'accordo, ti ringrazio. Grazie a te intanto, ciao. Sì, è importante sapere questo, che noi non possiamo nel modo più assoluto fare proselitismo, perché noi non possiamo convertire una persona al paganesimo o alla stregoneria, non è assolutamente possibile questo. È possibile che uno passi dalla religione musulmana al cattolicesimo, dai cattolici ai protestanti, dagli ortodossi, però sempre fra di loro, non possono passare dall'una all'altra. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Paolo. Ciao Gian Paolo. Ciao. Dimmi tutto.